bagni che il signor Giuseppe gestisce? No, li gestivo io i bagni 2 anni e mezzo. Poi il nuovo sindaco dice che non c'avevi i soldi per mi pagare perché io li lavavo 5 volte al giorno i bagni. Anche il profumo dei bagni delle donne, i cestini per le donne, insomma, sempre pulito e sistemato. Stamattina io sono un cittadino come tutti, sono andato nei bagni dei uomini, cioè, tutto cacca per coppe, i bagni, per terra, acqua che è già furata, che viene la rinda, in dei bagni delle femmine, in due lavandine, bottiglie di birra, mezzo pure in dei lavandine, bagni di cacca, insomma un schifo, una schifezza proprio, perché io sono un cittadino come tutti. E il sindaco nuovo mi dice che i soldi per me non ce l'aveva e cioè, mi lavavano i bagni della cooperativa del comune. Solo che già oggi, ieri, dopo ieri sono stato sempre io nei bagni e ci sta una schifezza massima. Fatta una casa perché i soldi per di pagare a te non ce l'avevo, proprio io ho lavorato il giorno 14 settembre. A 14 settembre, a 7 ottobre ho lavorato questi giorni sempre a lavare i bagni, ma però ancora. Quindi voi con tutto che c'era, in effetti il sindaco che cosa ha fatto? Ha fatto una gara per una cooperativa? Una cooperativa che lavava i comuni, il centro, quasi come io. E poi dice, a me porca, non ti preoccupare, che io a te per non ti mandare a casa perché che io posso lavorare, ti faccio rapire i cancelli della villa e te le faccio chiudere, sì, i cancelli della villa. I bagni, ma per i bagni rimangono sempre aperto, notte e giorni, sempre aperto, perché e poi ci sta una schifezza proprio al massimo, specialmente dentro i bagni delle donne, a me mi dispiace. Oh, però vi capisco che siete commosso di questa cosa, perché giustamente voi al lavoro che facevate ci tenevate, però che voi sappiate la cooperativa è andata pure lei via perché non viene pagata, o ci sta ancora la cooperativa? No, come so la cooperativa c'è, ma però la cooperativa come sta solo per riscuotere, solo per... perché come vedete i bagni sono sempre una chiapaca. Parliamo proprio. Poi dei giostrini ne parliamo proprio. Signor Giuseppe, ma fatemi dire un'altra cosa, sì. Perché poi, ma quando vi davano, quando voi lavoravate, quanti milioni all'anno di euro percepivate? Perché dunque, deve risparmiare il sindaco di Angra, sta risparmiando, quanti soldi riprendevate a me? Allora mi devono 500 euro a mese la vecchia amministrazione. Con questi 500 euro a mese io spendevo 50 euro detersivo io, le buste dentro il cestino, detersivo, deodorante in dei bagni di femmine, in dei bagni di maschere, uno di tutto. Poi quest'altro, come è cominciata la nuova amministrazione, mi devono 400 euro diciamo a mese, ma però io diciamo quando stavo dentro la villa qua a lavare i bagni e compagnia bella, io ogni tanto mi facevo anche una scopata, una peritura. Giustamente facevate manutenzione anche non solo ai bagni ma pure... bravo, anche dei giostrini scopava, l'acqua va a stagione, perché anche diciamo l'assessore del comune mi vedevano che io per esempio mi abitavo i bidelli giostrini che si arrapevano, ho fatto uno di tutto, loro lo sanno troppo bene perché mi conoscono, perché ho lavorato 2 anni e mezzo con la vecchia e poi questa qua nuovo ho lavorato sia 14 settembre 2015 sia 7 ottobre 2015. E poi me ne hanno mandato perché dice che i soldi non ce l'avevano per mi pagare a me, per me lavare questi 400 euro per i bagni, che poi 50 euro ci prendevi la coppa che i soldi là, per cattare con i detersivi, anche i bus per i cestini per i femmine, come gli è bello.